Allora, ciao ragazzi, Dan Benedetto dal Bosco. Ah, che bei porcini. Allora, mi hanno chiesto un video. Certo, sarebbe interessante sapere chi te lo ha chiesto di fare questo video. Su come trovare i funghi, dove trovare i funghi, i posti migliori, come capire dove ci sono. Effettivamente. La cosa importante per uno che inizia ad andare a funghi è capire che non è che basta andare nel bosco. Che basta? Parrebbe che abbia detto pasta. Poi magari le mie orecchie si sbagliano. Benvenuti ad un altro episodio in compagnia dell'Ambrenedamus, in questo caso dal bosco l'Ambrene Predator. Ringrazio il canale Dire Morelli Hank, risveglio della psiche ribelle, per avermi segnalato questa perla. Vi metto il canale Dire Morelli Hank, risveglio della psiche ribelle. Sotto in descrizione vi metto il link. Lasciamo perdere me che vivo nel bosco e dove sono nel bosco qua, conosco metro per metro. L'Ambrenedetto che vive nel bosco, ogni tanto ci vive nel bosco, diciamo. Però una cosa che bisogna capire per quando uno inizia ad andare a cercare funghi, capire dove sono, non è che uno va nel bosco e dappertutto ci sono i funghi, non funziona così. Chiaro che non funziona così. Allora, la cosa migliore per trovare i funghi, dove trovarli, come capire, eccetera, eccetera, è che devi, secondo me, all'inizio essere portato da qualcuno in un posto dove i funghi ci sono. Fino ad ora ha detto cose più che logiche, diciamo, e secondo me abbastanza scontate. Non funziona così. C'è però lo svantaggio che molti fungiat sono molto restii a questo perché non vogliono comunque far vedere i loro posti. E molti. Interessante questa informazione. A essere solitari o non portarti. Quindi bisogna avere la fortuna di avere un amico fungiat che ti porta. Ma noi fortunatamente abbiamo il Lambrenedamus, alias Lambrenedetto, che può portarci a funghi, porcini, e dunque abbiamo uno dei maestri massimi dell'Italia in questo campo. Che fortuna. Io avevo mio padre che era un grande fungiato, avevo mio zio che era malato di funghi e ho iniziato ad andare qua dove sono adesso quando avevo 8 anni, mi portavo le prime volte 8-9 anni. Non lo so, adesso io mi immagino il Lambrenedetto a 8-9 anni. Allora, è chiaro che poi negli anni acquisisci l'esperienza. Io cerco adesso di trasmettervi un po' di esperienza Ma va. fungiva a chi magari ha le prime armi. Una cosa importante da capire dei funghi, questa era una cosa che diceva sempre mio zio era fissato col discorso. Ma zio chi? Ma starà parlando di zio Cesare, che andava a funghi in Corea del Nord? Molti fungiat dicono questa settimana è la luna buona, c'è la luna buona di qua, di là, di su. Ragazzi, per il discorso dei funghi non funziona il discorso della luna. I funghi per venire su hanno bisogno di umidità, pioggia, caldo. Il veleno per i funghi sono il vento e il secco. Ragazzi, qui in certi periodi che non piove c'è secco. Ok, questa parte è molto interessante e ci sta dando informazioni secondo me utili. Di funghi non ne vengono fuori. Se becchi un settembre o ottobre, che è più o meno il periodo che vengono fuori, anche se adesso i funghi
hanno iniziato a venire fuori anche a luglio, agosto, addirittura anche a giugno. Ma se trovi una settembre, ottobre, che non piove, che è secco, di funghi non ne vedi. Anzi, ultimamente sto vedendo, rispetto agli altri anni, dove la stagione partiva a settembre, anche fino a ottobre, li trovavi a novembre, quest'anno, cioè quest'anno, negli ultimi anni, ho visto che è arrivato fine settembre, inizi già a trovare poco. Poco, poco. I funghi. Poco, poco, poco. I ragazzi hanno bisogno di acqua, di caldo, eccetera, eccetera. Sì, vabbè, già l'hai detto prima. Nel momento in cui latita l'acqua, bisogna cercare di andare dove ci sono le rogge, come cavolo si chiama? Rogge, cioè vabbè, gli abballamenti, rogge si chiama, mi pare, gli abballamenti dove confluisce l'acqua, oppure nei ripianini dove l'acqua si può fermare. Il fungo ha bisogno di acqua, ragazzi, caldo, acqua e tempo che la terra macera. Quindi, Vabbè, già la terza volta che dà la stessa informazione. Vabbè. dove tutto è umido è meglio. Ma questo non vuol dire che, dove c'è uno non possono venire fuori da altre parti. Negli ultimi anni ho notato che non vengono più Ma cos'è che ha detto? Ma non ci ho capito niente. fuori nei pratoni. Mentre una volta si trovavano anche dei bei porcini dei pratoni, tendenzialmente negli ultimi anni ho notato che vengono fuori nei faggi, dove ci sono le betulle, nei castani. Nei pratoni hanno iniziato a latitare. È da evitare dove ci sono le felci. Per esempio qui è tutto pieno di felci. Dove ci sono le felci, solo felci, non va tanto bene. Ok, grazie dell'informazione. Dove c'è troppo fogliame, anche lì non va tanto bene. Anche se ci sono stati degli anni che trovavo dei funghi degli spettacolari della Madonna nel fogliame. Però se vai. Ah, dunque c'è anche l'eccezione che conferma la regola, ho capito. E c'è tanto, tanto fogliame, non lo so. Ultimamente sto. Mi sa che questo punto non lo sai tanto bene, in effetti. Notando che non è così buono. I posti migliori sono dove c'è molta umidità, dove non c'è tantissimo fogliame, e dove comunque la terra è comunque umida, dove si forma un po' quella palpetta, eccetera, eccetera. Questo qui. Ma come eccetera eccetera? No, noi vogliamo informazioni dettagliate, Lambre ne damus, c'hai scritto, vabbè, tra parentesi, consigli, forse il fatto che è tra parentesi vuol dire che i consigli sono più o meno. È sicuramente la cosa migliore da andare a vedere. Una cosa che vi dovete ricordare, se siete alle prime armi, che tendenzialmente, se quell'anno lì trovate dei funghi in determinati posti, molto probabile li potete trovare anche l'anno dopo ancora, l'anno dopo ancora, l'anno dopo ancora. Oh, questa parte è anche interessante. Io sono anni che trovo funghi in determinati posti. E poi li ritrovo, non è detto che li trovo solamente Ma dici questi posti, per favore, Lambre ne damus. lì. Però funziona così. Dici quali sono. L'ultimo consiglio, allora, però dovete trovare qualcuno che vi porta dietro. Io, per esempio, sono molto fungiate, sono restio a far venire gente dove sto io, a portare gente dove sto. Io sono solitario, sono lieti, lasciatemi nel mio. Ma manco se ti diamo una donazione ci porti a funghi con te, Lambre ne damus. Adesso siamo un po' tristi, guarda che tristezza. Vabbè ragazzi, per questi grandi consigli dell'Lambre ne damus su dove cercare i funghi porcini è tutto. Ciao ragazzi!